Ciao a tutti ragazzi. Questa Stranger Week mi sta distruggendo. Questa giungla mi distrugge. Sembra la pubblicità delle gocciole. E in realtà, benvenuti, eccoci qua, buon mercoledì. Grazie mille ancora per come avete ripreso con grande partecipazione, entusiasmo e la vostra classica positività a riseguirmi sia sul canale YouTube sia su quello Viola, ore 18 tutti i giorni. Oggi ci giochiamo Gravity di Clefable da sfruttare con canto di Primarina che potrebbe mettere a letto la gente e contestualmente anche aumentarsi l'attacco speciale grazie allo spray gola che peraltro mi farebbe molto comodo anche a me in questi giorni. Sì, mi sono fatto la barba. Dopodiché abbiamo canto anche su Clefable, abbiamo Flapple che può sfruttare questa cosa con tutta fretta, con assorbisfera, fa dei danni incredibili. C'è un Colossal perché? Perché no? Perché no? Da sfruttare con acquagetto, ecco, magari se mi sposto di Primarina, e poi c'è un Raichu che aiuta con le coccole, con il bruciapelo, con Fling, perché se fate lancio e tirate roccia di re, l'avversario va a flinciare e Excadrill, colpetto assalto, perché se viva una cosa normale, ce la vogliamo avere nel team, una cosa normale. Va bene? Ragazzi, mi raccomando, non fate mancare il vostro mi piace, il commento e l'iscrizione, è molto importante, credetemi sulla parola, molto importante, dopo 10 giorni di inattività, rifar vedere a YouTube agli algoritmi che i nostri video hanno delle prestazioni che sono nubabà. Iscrivetevi, mi raccomando, soprattutto voi che guardate, ma non vi iscrivete, siete in tanti, siete circa il 25% delle visualizzazioni che maturano i nostri video vengono da persone non iscritte. Ecco, adesso più che mai, se già ce n'era motivo prima, ce n'è stramotivo adesso. Ricordate anche, Pampling, codice sconto 20%, Instant Gaming, e fate un saltino su Twitter e Instagram di Avermedia, avermedia.it, e magari lasciate un follow. Adesso però non lasciate niente se non il senno a casa, perché Stranger Things prevede demenza. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Provato. Vediamo chi è il nostro primo. Basti. Non lo conosco, però è figo il nome. Corviknight, Salazar, Ferrothorn, Grimmsnarl, Rotom, Gastrodon. Ok. Ok. Certo, porca merda. C'ha della roba veramente bulky. Perde, secondo me, male da Colossal, potenzialmente parlando. Il problema di Colossal qual è? Del Gastrodon mi assorbe l'acqua jet. Anche vero che io non è un flop. Ora Clefable dovrebbe essere più veloce di Primarozza. Ok. Flapple con Corviknight, Salazzol, Ferrothorn. Ok, c'ha Rotom e Gastro, ma tanto non li porta tutti e due. Se li porta, abbiamo la mossa erba su Colossal. Stiamo a vedere. Raga, mi raccomando, i likes. Ok. Gastro. Noi si fa Gravity e Sing. Subito, ci si prova. Vediamo lui se fa Fake Out. Siete pronti a cantare? Olangar se ne va. Ottimo. Ottimo perché io avevo paura magari di un Fake Out.
canto diventa mossa acqua, io non lo sapevo. È normale, ma pensavo che le mosse di status... Ecco, abbiamo imparato una cosa, ragazzi. E allora lo devo fare con questo. Okay. Ammetto, non immaginavo. Credetemi. Io lo aumento anche a più 2, me ne importa un tubo, voglio danneggiare Coabinet. Spero che il canto entri con il Clefable. Quindi canto, chiaramente, mossa normale, diventa acqua e gastro assorbe. Pensavo che fosse un'eccezione. Invece sono proprio le mosse normali, anche quelle di status. Buono a sapersi, ragazzi, impariamo una cosa nuova tutti insieme. Ci aumentiamo l'attacco speciale, io poi dopo sparo un Moonblast a più 1 su gastro e insomma... qualcosina a fare. A Metal Testata noi qui la reggiamo. No, ah giusto, perché abbiamo preso Fangonda prima. Ma meglio. Allora, meglio perché io entrerei con Colossal, Dynamaxerei e si va di canto su Corvi. No, giusto, canto su Corvi. No, che lo assorbe. Si va di mossa erba su gastro e... anche switch, se no io poi non me lo triggerò più, e se non me lo triggerò più che situa. No, io rimango in campo e sparo un'altra gran voce, tanto lui se ne va, che devo stare in campo con... devo stare in campo con Primarina per poter fare Acqua Jet proprio nel caso entri Rokom e entra Rokom. Quindi meno male ho optato per questa cosa. Buono. Se noi ora tiriamo giù Gastro, dopo abbiamo Acqua Jet più Overgrow, peraltro con il campo erboso, sul Rokom. Ora lui Dynamax. Si può anche svegliare, eh? Che un turno l'ha dormito. Inoltre se è Rindo non muore mai nella vita. Onestamente, ragazzi, fregati da questa cosa del Sing di tipo normale che diventa acqua. Non mi vergogno a dirlo che non lo sapevo. La Rindo non ce l'ha. Lui non può sparare idropompa col suo Rokom, eh? Perché c'ha accanto Gastro. Che fa? Lo leva? Posso fare canto. Però può farmi fulmine. Noi non reggiamo. Oddio, non è si regge anche. Questa più uno comunque qualcosa gli fa, eh? Ora lo reggiamo. Questo è un drop. Ora, Ciccio, non lo puoi fare. C'hai acqua scolo accanto. Non lo puoi fare. Cappellate da una parte e dall'altra. Però la mia non era una cappellata, nel senso, non lo sapevo di canto. Quindi non è che solo le mosse di attacco, proprio tutte le mosse diventano... è diverso. Tutte le mosse diventano... beh, buono a sapersi, ragazzi.
Io l'acqua jet mo lo farei. Che voglio diventare più veloce di Corviknight. No, non lo farò. Farò casomai dopo. Meno male andato di fulmine. Guardate, 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 guardate un PS, guardate il drop che abbiamo fatto prima. Meno male non è andato di idropompa. Ora per lui è difficile. Idropompa penso ci avrebbe tirato giù Gigalit. Deve le fatto bere, poi non abbiamo grande fila speciale. Sarebbe shottati, secondo me. La gravità torna normale. Che dite, mi faccio a progetto. Direi di sì. Così ovviamo anche le eventuali Sucker Punch di Grimmsnarl. Ok, la prima ce la dovremmo essere portati a casa. Guardi, non le dire queste cose che quando c'è un'onda calda che deve entrare. Non le dire, stai zitto. Boh. Ufficiale. Non so, l'avversario si è impegnato, eh. Però Gaston. Rompe i coiomberi. Perché ci impedisce l'acqua jet. Canton prima di lo puoi fare. Noi ovviamente abbiamo trovato subito, ci abbiamo anche vinto. Va bene. Angingo a mela verde, andiamo di forza lunare. Buon. Stiamo vincendo sempre più o meno almeno una. Ora siamo in Mega Ball, non c'è da vantarci, sono il primo che lo dico. Però, beh, andiamo avanti. Avversario trovato. Sarebbe male nemmeno Andanutra, Ballè, cioè. Gyarados, Escarotum, Gengar, Dragovish, Terrameta. Lui è sicuramente più attrezzato di quello di prima. Ovviamente lui è più attrezzato. Qui Flapple Flapple potrebbe fare veramente bene. Sapete? Qui dovrebbe provare tipo Flapple Raichu. E esca prima lì. Niente grave, però Clefable qui non lo so, qualcosa mi diceva di non portarlo. Ghiaresca, io il Ghiara Lead me lo aspettavo tantissimo. Ma veramente tantissimo.
mi arrischio un Ice Stream, ragazzi. Di quel Gyarados. Sono andato di dragone proprio per calare l'attacco di Excadrill, perché ho pensato che lui potesse dynamaxare più Excadrill. Ho avuto per un attimo un po' paura potesse dynamaxare, invece Gyarados, invece, quantomeno su chi dynamaxare ci abbiamo preso. Ora vediamo, perché se lui mi blocca Volswitch con una Protect, buono. Va bene la Wakan, frega niente, l'importante è che tu mi faccia uscire Raichu. Ora, il problema è che qui ci fa mossa terra, io non ho recipiente, però, come dire, va bene. Va bene. Preferisco mandare quasi a morire, tra virgolette, Escari. Su un Quake. Era un sacrificio, era palese, ma mi fa più comodo primarina piena. Molto dipende dalla trade che facciamo adesso. Ma perché? Ma perché gelo denti lo devo trovare io? L'unico gelo denti di questo pianeta lo trovo io. Che ci porta in range di un attacco a meno uno di esco. Oh, guardate ragazzi, è pesante, vive così. Gelo denti quando io dynamaxo Flapple. No, è allucinante. È allucinante. È allucinante. Ragazzi, è veramente allucinante. Ma io sparo un canto blind. Gelo denti su Gyarados. Oh signore cielo. Forza. Forza. Dai, 55%, 55% connect e ci aumentiamo anche l'attacco speciale. Che culo. Devi pagarmi questo gelo denti, caro amico. Ora però lui ha più uno. Forse viene. Cioè lui è ignorato! Lui è ignorato! Bella mente proprio! Lui ha ignorato un Flapple. Ha fatto una predict, evidentemente, perché. Maroni così è il nostro avversario. Che sta fa male. Anche se siamo a meno uno. Asso Life Orb, come se fossimo un Dracozolt noi. Che sta fa male. Siamo un Dracozolt erba praticamente, no? E adesso la Liquid Voice fa sì che il nostro Hyper Voice sia acqua. Lui ha il più uno in difesa speciale, ma fa male. VP.
Viva la porta. No, 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 non vuol dire quello. Forze equina, ragazzi. Forze equina su Tyranitar e gelo denti su Gyarados. I tempi cambiano, caro Pardini. Il suffragio universale competitivo dice che ognuno può giocare quel che vuole. Per l'amor del cielo. Ora, se noi attacchiamo due volte su due con Assol, possiamo vincere. Succederà? Non lo so. Io me l'auguro. Allora, è comunque un bel team quello che stiamo giocando, mi piace. Cioè, qui se non c'ha gelo denti abbiamo la partita spianata. Escadil però si sveglia subito e quindi niente. Escadil si sveglia subito e va bene così. Basta, niente. Diceva, ma io se attacco con Assol. No, no, mi sveglio subito, finito. Vinto, vinto lui, matematico, perché noi non riusciamo a colpirlo. Con niente, ragazzi, fregati da gelodenti. Io voglio che nei commenti voi mi scriviate quante volte avete visto Gyarados con gelodenti. L'amor del cielo. Se gliel'ha dato, un motivo ci sarà. Io non lo. Non lo. Riesco a immaginare il motivo, però. Non è un metagame di Rayquaza di Salamence. Però le volte trova Flapple. È incredibile, è incredibile. No, perché, a parte tutto, Dynamaxando esca, non Dynamax Gyarados. Quindi cosa succede? Non hai livestream. E quindi, a parte Bounce, che però attacchi un turno sì, un turno no, Flapple è abbastanza sicura, no? Mosse comuni su Gyarados sono la volante, l'acqua, la mossa di status di turno che può essere Dragon Dance, Protect, Taunt, quello che è, e poi la mossa terra per aumentarsi la difesa speciale, insomma, dare coverage, l'ice, prima volta che la vedo, e insomma, di partite ne abbiamo fatte direi tantine. Andiamo avanti, e tanto è come una tassa, trovo sempre la mossa perfetta che mi dà noi, è incredibile, andiamo avanti. Scusate, ma per curiosità, cioè questo va a giro, c'è anche pietra. Quindi, così. Senza però, se non andiamo avanti. Allora, ci siamo. Noi questo potremmo devastarlo con Colossal. Ma io voglio far canto. Voglio cantare. Fatemi cantare. Cioè, mi fate cantare, per favore. Voglio cantare. No, scherzi a parte, può non essere male la lead Clefable Primarina. Se mi lida di Rotom, male male o follow me più Hyper Voice. Oh. Dai. Speriamo non abbia gelodenti. Gelodenti. Al Cremila, se vo' decorà. Non lo possiamo mettere a letto per via di Sweet Veil, che gioia. Ma si può fare solo qui. Gran voce, giusto per aumentarsi l'attacco speciale, fare un dannetto al Cremi. E poi dopo faccio Moonblast, Gravity, tiro giù al Cremi e poi c'ho Sing. Sì, mi piace come plan. Lui probabilmente neanche fa Decorate, vedendo che dinanzi c'ha un Dragapult.
un Follow Me probabilmente farà direttamente Fake Tears. E lui della mazza la presa, noi tutto sommato ci sta flappo dietro, può andare bene, eh. Marina è veramente un buon Pokémon. Magi fiamma, top. Crittino che si fa mancare niente. Ora se mi tira giù per via di sto crit perdo la testa. È Life Orb? No, vabbè, e allora vabbè, vabbè, fate di me quello che volete. Fate di me quello che volete. A me. Cioè, fate di me quello che volete. Tanto voglio dire, no? Io cosa ci sto a fare? Doppio crit! Ma sì! E il Redirector? Il Redirector non ce l'hai più, pardì. No, ma è incredibile! Ragazzi, ma è veramente incredibile! Viene giù nemmeno da Iron Head e pensavo morisse, dolce velo si provava, niente, cioè partita a puttane per doppio crit. Partita a puttane, ragazzi, proprio a puttane, perché io non posso. Cosa succede? Morendo Clefable occupo, o meglio, non occupo il terreno di gioco con un Pokémon che mi sta lì. Non devo buttare o Escaldy o Flapple, che uno per la mossa Geyser, come abbiamo visto, l'altro per la mossa Ice, debole 4 per, mi vengono sgominati. E nel mentre non posso far fuori, intanto, come vorrei, quella al Cremi. Peraltro, cioè, questo Escaldy, ragazzi, cioè, ma dai, non è da fatto un cazzo, vabbè. E io mi ritrovo 2 contro 4 quando dovrei essere 4 contro 4. E più che altro avrei dovuto anche piazzare già la Gravity. Cioè. No, ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo veramente. Io non ci siamo. Mi dovete perdonare, non ci siamo. Non ci siamo. Io vorrei non dover fare queste considerazioni che sembrano lamentose. Vorrei essere un giocatore normale che prende un crit al 3,8% e non al 380%. È incredibile. Qui devo fare Dyna Barriera, perché se faccio Protect, essendo debole 4 per, mi fa 80%, ragazzi. E intanto faccio un dannettino per provare a vedere se lo portiamo in range dopo della erba. Ma non è detto. Ora lui torna normale. No, però c'ha l'aurora verde. Signore il cielo benedetto. Se me lo tira giù, si fa doppia kill, si può provare a fare un comeback, non lo so. Vai a cagare, vai. Scusate, sono sboccato oggi.
Mai, sono di carne anche io. Doppio crit. Allora, vediamo chi ha. Flap danni li fa, però lui c'ha l'aurora, vedi. Bellino Flap. Bravo. E Inditi. Sparo a dragone per calare l'attacco di Drapion, sperando di riuscire a sparare l'Hyper Voice. Indovino? No, nessun crit. Qui la partita è persa. No, perché lui non ha fatto follow me, è vero. Quindi noi crittiamo. Questo crit è importante. Questo è un crit importante. Questo è un crit importante. Non sarebbe morto. Questo è un crit importante. E allora fermi. Perché lui è sdotato. S primativa, non esiste. Di Psychic. Madonna, il karma. Pardo, ti lamenti sempre, ma mi lamento sempre che senza crit questa partita non la perdevo nemmeno bendato. Però ora vediamo se la riapriamo. Ma di solito l'RNG... Ah no, ce l'ha. Ok, ce l'ha. Di solito l'RNG... no, infatti, vedi. Dovrebbe un crit anche adesso. Prima volta che la vedo, l'animazione di questa mossa. Posto. Ragazzi, scusate, ma Indidi è max speed del suo? Quindi niente, il karma ha un par di palle, ho fatto dei crit che sono serviti lì per lì, ma partita talmente compromessa che io non ci sta, non ci sta, perché questo team è forte, questo team è bello, è un bello Stranger Teams, e io ne faccio anche un'altra, io ne faccio anche un'altra perché non meritiamo di fare una vittoria o due sconfitte, avremmo dovuto fare 3 su 3, oggettivamente parlando avremmo dovuto fare 3 su 3, andiamo avanti, quindi io ne faccio un'altra, porca puttana, perché non ci sta, non ci sta veramente. Non ci sta. Da. Durant. Chi la Durant la vince. E Gastro, che abbiamo visto nel primo game di oggi quanto può essere rosinoso per noi. Gyarados lo diamo per Gelodenti. Cloyster. Toxtricity. È una bella gatta da pelare. Una bella gata. Una bella trappellare, ma se non gli si fa colossa al primarina. Mi spiace. Tu può gattare delle tipare. Madonna, come non mi va giù il match di prima, oh. Scusate se ci ritorno, come non mi va giù. Per un crit, anzi per un doppio crit. Perché sono quasi sicuro, dato la bulkiness speciale di Clefable, che senza il crit di Magifiamma reggevamo anche probabilmente la gigamelodia crittata. Quindi doppio crit proprio... Arigastro, beh... Malissimo. Dobbiamo andare via. Lui ha lidato molto bene. Ha fatto l'unica lead che potesse fare per bloccarci Colossal.
Bravo. Ah, vedi, chiaramente non... Beh. Ok. Quindi, ricapitolando, se Liddo Primarina ha Gelodenti, se Liddo Flapple ha Power Whip, giusto? O è il contrario? È il contrario. Yes. Cioè, lui ha ignorato Colossal, anche Leo Peppelli. Beh, bravissimo. Un campione. Basta. Gioco a cazzo anche io. Gelo te. Power Whip è la cosa giusta. Non mi aspettavo un one hit. Che è CB? Ora probabile Dynamax. Ora più uno. Fa male, ma tanto noi si fa follow me. Il problema è che Dynamaxando non muore dalla giga volt la pillo di Colossal a più zero. Paradossalmente parlando, ho molta più difficoltà a fare video Stranger in Mega Ball perché la gente ha della roba che non capisco rispetto a uno Stranger fatto magari in Ultra Ball, dove il Gyarados non ha gelo coso, non è CB, capito cosa intendo? Benissimo, partita finitissima e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Non mi aspettavo Power Whip CB, ragazzi. Perché per shottarci probabilmente ora noi magari non siamo molto bulky perché siamo speedosi, ok? Vediamo, dai, vediamo se riusciamo in qualche maniera a riprenderla. Lui ci farà probabilmente la water su Colossal. Notare come prima ci ha preso perché abbiamo fatto follow me. Non la sapeva questa cosa. E si fa toglie gastro. Quello che dovrebbe fare. Lui si toglie gastro e ne fa geyser. Io di frana non gli tiro certo giù il Gyarados, anche perché Escari l'abbiamo visto quanto sia schifosamente non... Non danneggiante. Ah bello, e c'hai acqua scolo. Vedete ragazzi, a fine questo video voglio fare con voi una riflessione molto importante sui miei commenti riguardo agli avversari, ok? Ci tengo particolarmente, lo sapete, io tengo molto anche all'aspetto etico e al messaggio che dà il nostro canale, credetemi, va bene? Qui ovviamente la sta perdendo lui, però ne parliamo dopo. C'ho un Colossal sotto rain non boostato.
serve un flinch su Colossal. Perché se mi fa la mossa acqua su Colossal, chiaramente sotto rende vuole fatto per. Salutiamo tutto. Non arriva il flinch di Colossal perché lui c'ha troppo forte su Durant. Quindi abbiamo trovato l'unico Durant che può shottarci. Escadrill con una mossa non Dynamax. E niente, quindi. Caduta Massi, quindi abbiamo. Non ha la mossa acqua. Ragazzi, credetemi, io sono molto contento che mi stia andando questa partita, perché avvalora l'onestà del mio ragionamento. Ma credete. C'è l'ultimo turno di Gigalapilli. Quando l'ho fatto io? No, l'ho fatto turno 1, quindi finiti. Merda. Qui è un 50-50. Se lui mi attacca Clefable mentre proteggo Colossa l'ho perso, se mi attacca di là vince lui, amen. Il tutto con il mio Clefable che potrebbe svegliarsi, non lo farà mai nella vita, però ovviamente. Il ragionamento che voglio fare con voi. Mi raccomando, dedicatemi 2 minuti alla fine di questo video, so che è venuto molto lungo, molte partite, ma ci tengo particolarmente, ragazzi. Lui fa 5 hit sempre per via di skill link, quindi non è che sta sculando cosa, eh. Lecito lo faccio. Il mio Clefable si sveglia e noi vinciamo questa partita. Vabbè, allora. Partita che non ho vinto io, ha perso lui. Toglieva Gastro e faceva Dynaflux. Partita. Ragionamento che voglio fare con voi. Allora, io quando mi prendo la libertà, chiaramente, di dire gelo denti su Gyarados, che cagata, non è, ma credetemi, non solo sulla fiducia, ma anche sul curriculum, non è un rosicario, che è un'analisi che spero in qualche maniera vi possa anche dare qualcosa, arricchire, spiegandovi e magari facendovi capire che un domani vi ritrovate a giocare in una medesima situazione, è lecito per voi pensare che non abbia gelo pugno. Perché? Perché io ho detto, avete sentito anche nel video del pardo, sentire appunto detto che non è una mossa molto comune. Ma al di là di questo, io sono molto contento di come sia andata questa partita, cioè che il mio avversario poi alla fine abbia fatto questi errori, non tanto perché abbiamo vinto la partita, ma perché vi dà l'idea che alle volte io do un giudizio dicendo ma guarda questo che mossa del Kaiser ha fatto, poi non viene svelato, non viene alzato il sipario sulla reale abilità dell'avversario e vince, è finita lì. Invece qui, con queste mosse che ha fatto, lui ha dimostrato legittimamente, ragazzi, nessuno nasce imparato, di essere alle prime armi, e quindi quello che io avevo detto prima, che sembrava una rosicata, in realtà poi si rivela essere stata un'analisi giusta. Ecco perché, bruttino, vi dico, sono contento. Perdo con uno che c'ha gelo denti su Gyarados, vado a vedere il set, non ha Power Whip, non ha Protect, non ha Dragodanza, non ha niente. Allora dico, beh, allora vedi, avevo ragione, un set del Kaiser. Capito? Questo è il mio ragionamento. Detto questo, sentitevi liberi di giocare quello che volete, è un gioco. Cioè, è un gioco. Io odio l'elitarismo di quelli che hanno la scienza infusa e che non giocano le cose come dicono loro, sono nabbi e merda, assolutamente no. D'altro canto, io quando gioco, il mio modus operandi mentale, il modus operandi dei pro player è affidarsi a l'usage, cioè le statistiche di utilizzo di
un determinato Pokémon, ma anche di una mossa all'interno di un determinato set. Quindi io, per Gyarados, e chiudiamo il cerchio, Gelodenti, non ce lo vedo, perdo la partita, perché ho un Flapple che sta tranquillo, no? Apparentemente, di fronte a Gyarados. Detto questo, 2 su 4, ma contento, ma contento. Lasciate mi piace, iscrivetevi, se volete possiamo continuare questo ragionamento, mi piacerebbe, magari perché no, approfondirlo, con voi, in live, ore 18, su quello viola. Un bacione, fate un saluto a Instant Gaming, mi raccomando, un sacco di giochi digitali a prezzi scontatissimi, Pampling e Avermedia. Pampling, ci avete il 20% di sconto.